Non sono tutti. Dai, veramente si è disconnesso quello. No, per forza prendere questo non lo smite. Buongiorno, dottor House. Come stai? Quasi, devo colpire pure Kai'Sa. E però qua me l'avete intato. E vabbè. La farà? Ce la farà? Yes. Dovete un po' che spompi. Ah, è Kitrin, ok, che vuole farmi tiltare. Sì, sto giocando contro Shyvana, quindi patto in top. Fatti in top. A volte succede, raga. A volte fa del patting in top, a volte fa del patting in bot, a volte fa della double kill in top. Dipende. L'importante è flammare. Nel PG Nation se perdi troppe volte c'è il permaban. Sì. E pensa che c'è anche. Ogni volta che devi viene sconfitto devi offrire il gelato all'avversario. Non hai idea di qua, sono veramente cattivissimi proprio, cioè è un regolamento veramente bastardo. Cioè io non c'ho i soldi per offrire il gelato agli avversari, non posso perdere. Non ha lo shuri mashup. Ok, nice. Perfetto. Fatti in top. Come si diventa VIP? 12 mesi di sub, Paolos. Oppure ci si ubriaca e quindi diventi VIP. Mi sta venendo proprio bullizzato.
Ciao Lupozzo. Se qua ci cade la torre addirittura su sta rotazione. Ma il top neanche la vuole prendere la torre, quindi siamo belli che nella merda. Ma veramente mi stai combattendo? Ed è rimorto nel botto. Botling sono veramente autistici, porca miseria. Stanno entrando il game nella maniera più hard possibile. Pur di farmela perdere. Buono così. Non so se era worth flashare, alla fine Shyvana era morta comunque. Dai, veramente si è disconnesso quello. Non posso muovermi. Stas again. Ok, abbiamo un FK però. Credo che si sia disconnesso per qualche motivo. Tipo che si riconnetterà, spero. Non mi merito di perderla in 4 contro 5. Credo. Devo trovare un modo comunque per mantenere la forma mentale. Perché se succede una serie di game come questo, io poi inizio a tiltare. Perché vengo flammato per star giocando bene, uno si disconnette, cose così, c'ho la forma mentale che veramente
mi arrendo ad un certo punto. La botlane lo so già che me la vuole far perdere apposta, nel senso che loro ci stanno mettendo tutto il loro possibile per intarmela, lo so già. Non so perché, e so anche che probabilmente il mid ha rage quittato per colpa loro, perché gliela vuole far perdere. Posso solo sperare. Danni per Felbar, mi sa che ora come ora non ce li abbiamo, poi ci manca pure un giocatore, quindi è abbastanza rischioso. Please, ritorna a giocare Azir. Mi serve il quinto giocatore, please. Non saprei come aiutarli, come fa qualcosa. Mezzo game sto cazzo, siamo in 4 contro 5 e devo fare 1v9, mezzo game sto cazzo. Io sono sicuro che io ho mutato Caitlyn e Morgana. Caitlyn e Morgana hanno detto qualcosa ad Azir. Azir ha deciso di intare il game spudoratamente andando FK perché non gli voleva assolutamente far vincere. E io mi devo attaccare al cazzo. E devo farmi partire l'embolo per questa cosa. Non farti partire l'embolo, fatti partire il durello. Inti. Aspetta, ammazzo lo stesso.
Ce la faccio a farla in fretta questa? Vediamo se riusciamo a vincere. Io sono full build. Più forte di così non posso diventare in 27 minuti. Mi possono solo recuperare. Caitlyn non esiste mai che giocherà vicino a noi, eh. Saremo sempre noi a dover giocare vicino a Caitlyn. Il ruolo del support a Caitlyn proprio non gli si addice. Sono morti, vedo. Non mi seguirà mai, vero? Non mi seguirà mai. Allora io che dovrò seguire lei. Perdiamo un inhibitor? Probabilmente sì. Perché abbiamo un giocatore mancante. Per forza prendere questo e non lo smite. Non ho né smite né ward. Non so se loro avevano il trinket. Sì, lo avevano, non l'hanno tirato apposta. Devo pingargli il trinket al support. Ok. Vabbè, facciamo così, dai. Non fa niente. La prossima saremo un po' più fortunati. Sono stati molto più bravi nel team nemico, che dire. Non solo hanno 5 giocatori, ma hanno 5 giocatori più forti dei miei e vogliono anche vincere i 5 giocatori avversari. Assurdo, veramente assurdo. Azir ha tiltato perché non vuole far vincere la botlane. La botlane non vuole far vincere me perché gli sto sul cazzo. È una meraviglia.
Ma c'era la doppia V invisibile di Victor? C'era una doppia V. Io vorrei pure non tiltare, scegli, ma ti rendi conto che nessuno di questi tre verrà bannato per inting? Tra il mid che ha rage quittato apposta e non gli verrà fatto niente perché ha avuto un problema di lag. La di Kerry che la vuole far perdere apposta dall'inizio del game perché dice che è colpa mia se ha perso la bot. Non lo so, è morto. Sono andato in bot, gli potevo dare double kill, abbiamo fatto in modo che ne prendesse solo una ed era straworth per loro. Poi è morto e ha scritto GG con Fist Jungler Sucks. Io intanto sono a livello 18 da 10 minuti, un altro poco. E sto cercando di vincere la partita senza nessuno dei miei alleati, però avrei apprezzato tipo che Caitlyn giocasse la partita intorno a me, non intorno a se stesso. Lo so che Caitlyn dice, io sono l'AD carry, cazzo, io sono il carry. In questo gioco se fai cagare non sei il carry. C'è un motivo se gioco fermo così, è perché se fai cagare non ti vogliono avere te sulla coscienza e dici, però il carry non ha carriato il game, faccio io il carry. Non sei capace di fare il carry, lascia fare il carry agli altri. Chi è morto dei nostri, Morgana? Ce la farà? We need to do this. La risposta è probabilmente no. So più che cazzo fa, raga. Se n'è andato, che era più forte degli avversari. Dovremmo aver vinto. Holy shit, porco due. Per vincere sto game. Tutti e tre, io a te ti voglio bene, Sion, ma gli altri due spero veramente che domani vi svegliate freddi. Non lo so, si abbassa la temperatura a 0 gradi, per dire.